Questo programma è offerto da Tecnocampus. Martedì 12 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla quotidiana rassegna stampa offerta come ogni giorno da Tecnocampus. Anche questa mattina tanti fatti in primo piano, a partire dal disastro che ha coinvolto un aereo in Etiopia e che ha causato la morte di 157 persone, di cui 8 italiani. Una strage davvero che si poteva evitare? Probabilmente sì, probabilmente no. Tutto questo però ovviamente è ancora in discussione, anche perché sembra davvero che a limitare l'aereo e quindi a creare problemi al pilota stesso sia stato un errore nel software, che ha impedito quindi allo stesso pilota di poter agire effettivamente come voleva, di sbloccare il software per tempo e poter quindi salvare se stesso e anche gli altri passeggeri. Ma tutto questo lo vedremo comunque in questa giornata. Cominciamo subito a vedere i fatti che ci vengono raccontati dalle testate nazionali e passiamo al Fatto Quotidiano. E vediamo infatti che nella parte alta della pagina: disastro in Etiopia, il Boeing B737 Max è il nuovo best seller dei cieli, ordinato in 8.100 esemplari, ma un software può ingannare i piloti. Sicuri sia un affare? Questo si pone come interrogativo il Fatto Quotidiano, ma continuiamo a vedere le altre notizie che vengono raccontate da questa testata nazionale. Condotte le consulenze agli amici dello studio Alpa, riunione con Mistero, l'incontro commissari RFI nel celebre studio, la società in crisi, sotto vigilanza del Ministero dello Sviluppo, ha dato un incarico al professor Luca Di Donna, che occupa l'ex ufficio del Presidente del Consiglio, che dice: ho dato disdetta, la proprietà ha riaffittato. Ed ancora sulla PD: si cambia con meno TAV, più welfare e senza 80 euro. Per il PD di Zingaretti infatti la congiuntura potrebbe essere molto favorevole, ma come si dice, la fortuna domina nelle vicende umane. Intanto Nazareno addio, perché la sinistra ha la sindrome dei suoi traslochi. Già pronti infatti a traslocare in una nuova sede. Nella parte centrale della pagina vediamo proprio l'articolo dell'apertura di questa mattina: chi sta con chi, Conte e Di Maio filo cinesi, Salvino sensibile alle pressioni di Trump. Infatti si parla proprio di una bomba Stati Uniti-Cina sul governo, tutti contro tutti, pure nella Lega. La richiesta degli Stati Uniti ammorbidiscono la posizione leghista sulla Via della Seta, mentre Palazzo Chigi rassicura sul G5, sul 5G non fa sarà parte dell'accordo. Il memorandum tra Roma e Pechino sarà firmato il 22 marzo, quando Xi Jinping sarà in Italia. Il PD parla di svendita, ma a presenziare all'avvio del progetto c'era, pensate un po', Paolo Gentiloni. E intanto continuiamo a vedere nella parte centrale: parte il negoziato TAV e soldi francesi spariti, le armi di Conte con Parigi. Ed intanto il direttore di AIFA: più trasparenza sui farmaci, basta ricatti dai colossi. Questo è l'allarme che viene lanciato proprio dal direttore dell'AIFA, la società che garantisce appunto i farmaci italiani, e questo è un grave problema, visto che troppo spesso viene esercitato un dominio notevole delle case farmaceutiche. Insomma, anche su questo bisognerebbe aprire un attimo gli occhi e valutare effettivamente quanto viene fatto e quanto no. E ancora vediamo le altre testate nazionali. Passiamo ora al Libero: vogliamo volare senza rischi, fermate gli aerei bara, il governo si spiccia a bloccare il Boeing precipitato due volte, prima in Indonesia e poi in Etiopia, in 5 mesi. In Italia ce ne sono 3, i piloti hanno paura, mezzo mondo li ha già stoppati, l'Unione Europea dorme e noi? E questo è quello che si pone proprio come interrogativo Libero. Infatti le agenzie per la sicurezza aerea europea e italiana ieri sembravano Giuseppe Conte con la TAV, inviti alla calma, prima il cittadino, un sacco di fumo che poi diradato ha lasciato tutto identico e immobile. Le frasi sapevano di quell'attendismo normalizzante che sottende il nulla. Stiamo monitorando da vicino, diceva il portavoce dell'Agenzia Europea. Vicino a che?
ai morti, alla Boeing, è troppo presto per formare e per fornire indicazioni alle compagnie europee o per agire, ha detto ancora il portavoce, è troppo presto perché un incidente è una fatalità e un secondo incidente identico è una coincidenza. Forse occorre aspettare il terzo incidente perché diventi regola, siamo europei. Non c'è da perdere la calma come quegli sciocchini che in mezzo mondo hanno già fermato tutti i Boeing 737 Max delle loro flotte. Quindi accontentiamoci come europei di essere in contatto. E ancora vediamo le altre notizie. Esecutivo con stampelle, mandate tutti a dar via il TAV e che sia finita. Intanto la Calabria si illude. Con 10 ergastoli la 'Ndrangheta abbassa la cresta. E nella parte centrale della pagina, ecco qua, Di Maio e Casaleggio soffiano il partito al comico, così hanno fatto fuori Beppe Grillo. E vediamo un'immagine proprio del comico e politico italiano che si dispera. E intanto nella parte destra l'esempio dei filosofi, le persone troppo intelligenti a quanto pare non si sposano. E nella parte più bassa della pagina il contatto attenua il dolore, chi non si abbraccia alla fine tira le cuoia. Infatti secondo questa testata servono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 per stare bene e 12 per migliorare il nostro stato di salute psicofisica ed evolvere, lo sostiene la nota psicoterapeuta che racconta appunto di quanto beneficio ci sia non in un abbraccio ma in molteplici abbracci, quasi come se fosse questa la medicina che ci attende per un futuro, un reiterato abbraccio probabilmente contato, e forse stiamo perdendo anche qui di vista quello che è l'obiettivo vero e proprio dell'abbraccio, che è proprio la spontaneità e nulla ha a che fare con le tecniche. Ed ancora, perché gli italiani parlano con le mani? Un libro spiega il nostro gesticolare. Infatti gli italiani nel mondo sono famosi più che altro per le loro gesta, per i loro gesti. Infatti il gesticolare italiano appunto gode di diffusione planetaria e questa è una realtà. Non c'è italiano che nel momento in cui parli non esprima e rafforzi il suo pensiero proprio utilizzando quei movimenti tanto spesso criticati proprio delle mani, ma forse intende soprattutto dare valenza e valore a quanto dice. Questo avviene soprattutto nel meridione dell'Italia, ma non solo qui, infatti molto spesso vediamo discussioni intere proprio in cui le persone si sbracciano. E ancora vediamo il Tempo, arriva il preservativo di cittadinanza, proposta di 30 senatori 5 Stelle per abbattere l'IVA sui contraccettivi più popolari. Per finanziarla servono 50 milioni l'anno, servirà a combattere le malattie tra i giovani. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, Raggi zinga è un palazzo pieno di guai e intanto Conte taglia il nastro per un'operetta. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, Albano no, al bando. Kiev a quanto pare lo caccia, il cantante pugliese nella blacklist dell'Ucraina perché è amico di Putin. E questo è quello che è accaduto al noto cantante italiano che si è visto rifiutare l'ingresso proprio in questo paese. Ancora ci spostiamo sul giornale, andiamo a vedere i fatti in primo piano, partono i bandi TAV, altri 300 cantieri rischiano lo stop. E intanto il governo litiga pure sulla Cina, infatti mentre la società TELT dà via libera ai bandi per la TAV, grillini e leghisti esultano allo stesso modo. I primi sottolineano come i bandi siano provvisori, i secondi sostengono che così vinca l'alta velocità. Eccolo qua, questo è il primo elemento di discussione e la vera faccia di una duplice medaglia che racconta di due modi, due prospettive diverse di vedere una stessa situazione, in questo caso proprio il TAV. E ancora moschee in festa, l'Islam tifa 5 stelle, grazie per il reddito. Video ai volantini per spiegare come incassarlo, terremoto grillino Di Battista fatto fuori. E intanto vediamo anche qui lista nera all'amico di Putin, che l'Ucraina fa la guerra al pericoloso Albano, e infatti sembra proprio pericoloso, lo vediamo dall'immagine. Ancora senza Dio, patria e famiglia, ecco la società che affonda, slogan sinistri vengono raccontati. E nella parte più bassa, eccoci qua, bloccate il 737 maledetto, in Europa ne volano 55. Dopo l'incidente in Etiopia, Boeing crolla in borsa. E infine nella parte più bassa della pagina, retata Consob, nel mirino anche alcune pagine di Facebook, chiusi infatti i siti web dei truffatori finanziari. E ancora arriva un bollino high tech per scoprire i segreti del vino e attenzione un po',
chi lo tarocca. Anche questo è un problema notevole, visto che anche il vino è un'eccellenza tutta italiana che molto spesso viene appunto taroccata e reso qualcosa di ingestibile, imbevibile e anche addirittura inguardabile. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sulla Repubblica che titola proprio così nella parte alta della pagina, quindi nell'articolo di apertura, si poteva evitare. Ovviamente si riferisce alla strage dei volontari in Etiopia, Boeing sotto accusa, due schianti in pochi mesi, ha tardato a intervenire, dubbi sul software, stati e compagnie bloccano l'aereo, il gigante degli Stati Uniti crolla in borsa come dopo l'11 settembre. Intanto vediamo le lacrime ipocrite di Wall Street. E nella foto vediamo le donne in Etiopia che piangono i loro morti. Ed ancora via i bandi, farsa di Di Maio sulla TAV, pensa alla fiducia ma Conte tratta, si farà ma lo costo. E intanto Bruxelles contro l'Italia, no all'accordo con la Cina, così spacca l'Unione Europea. E sui vaccini, i primi bambini esclusi da nidi e materne, pronte però ancora centinaia di espulsioni. E nella parte più bassa della pagina, Albano, la Puglia feroce che fa paura all'Ucraina. E infine l'uomo che creò Internet, fermeremo i cattivi del web, questo è l'annuncio che dà. E sembra davvero essere intenzionato a farlo. Ancora vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sulla Stampa e andiamo a vedere. Di Maio rassicura gli Stati Uniti, l'accordo con la Cina non è un'intesa politica. F-35 giallo sul pagamento, ma la difesa garantisce, siamo pronti a saldare, l'Europa detta le regole, fate affari, ma ricordate che sono nostri rivali. Questo è quello che racconta appunto stamattina la Stampa. Il ritorno a sorpresa dei partiti e intanto la nuova fidanzata, io stregata dal coraggio di Luigi. E anche qui vediamo in primo piano Albano nella lista nera di Kiev. Putin l'ho visto 3 volte. E ancora nella parte destra della pagina due argomenti interessanti insieme al Papa nella sfida globale per i migranti. Infatti guardando alle difficoltà che dominano la nostra epoca, Nelson vuole lanciare questo messaggio. Le cose che ci uniscono sono molto più importanti di quelle che ci dividono. Il Presidente e Profeta della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni ci accoglie nel Tempio di Roma e appunto dice che ciò che ci separa davvero è minimo rispetto a ciò che ci potrebbe effettivamente unire. E ancora una volta sempre da questa pagina della Stampa, nei vaccini il dilemma dei genitori, farlo o non farlo e soprattutto correre il rischio di non avere i figli a scuola, ma soprattutto far correre i rischi a chi il vaccino effettivamente non lo può fare. Insomma, tante polemiche ma soprattutto tante domande che arrovellano i genitori che non sanno più che pesci pigliare. E per quanto riguarda la prima parte di questa rassegna stampa ci facciamo una piccola pausa, vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma non andate via, ritorniamo subito dopo e continuiamo a vedere le testate nazionali. What a funny guy, sober up 10 years old, motherfucker, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stage singing, yeah, I know I sang songs, I sang songs. Oh, I know I sang songs, I sang songs. Just sing. Ooh, Eddie blew his shot. Get along with old times, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta.
Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci ancora qui in studio, pronti a sfogliare le altre testate nazionali. Continuiamo sul quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera, e vediamo che si parte dall'alto con l'Unione Europea che avverte Roma sui rapporti con la Cina, minaccia i nostri valori, restiamo uniti. Infatti la crescita del potere cinese mette a rischio non solo il mercato unico dell'Unione Europea, ma gli stessi valori economici e sociali dell'Unione. E quanto sostiene la comunicazione che la Commissione consegnerà al Consiglio Europeo oggi e al Parlamento di Strasburgo in vista del vertice Europa-Cina del 9 aprile, un avvertimento anche all'Italia che aderisce al progetto Via della Seta. E intanto al Via Libera i bandi TAV, si va avanti. La TELT, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Rione, ha pubblicato gli avvisi per i bandi, il Movimento 5 Stelle insiste, è solamente un rinvio. Ed ancora, noi e Pechino, cosa serve davvero all'Italia? Infatti quel che non dobbiamo fare davanti alla richiesta cinese di aderire alla nuova Via della Seta è ripetere l'italica ambiguità del modello TAV, dire sì a Pechino ma con tante vie di fuga per non far arrabbiare gli americani, oppure obbedire al no di Trump ma garantire a Xi Jinping, quando il 22 sarà in visita in Italia, che si tratta di una mossa soltanto provvisoria. Il governo giallo-verde, se così scegliesse di procedere, confermerebbe ancora una volta di non sapere o di non voler definire l'interesse nazionale italiano. Insomma, non si può stare assolutamente con due piedi in una stessa scarpa, e né tantomeno si può veramente andare a optare per due soluzioni quando la soluzione effettiva è una sola. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, anche qui si parla del Boeing, crollo in borsa e tanti stop, la paura nei cieli, tempi lunghi per il rientro dei corpi delle 8 vittime italiane dall'Etiopia, perdita record a Wall Street, fermati intanto in 5 paesi ma non in Europa, neanche negli Stati Uniti, le indagini sospetti sul software di bordo. Ed ancora nella parte centrale della pagina, una vita da bandito, io Milano i colpi, la prima intervista Ugo Ciappina, 90 anni, che dice non ho più una lira, una vera e propria vita da bandito raccontata per la prima volta a 90 anni passati preparando un caffè. Ugo Ciappina, l'uomo del colpo di via Osopo, bottino di 500 milioni di lire nel 1958, si confessa: non ho voluto figli, come avrei potuto insegnare loro l'amorare? Ora non ho più una lira. Ed ancora anche qui vediamo bambini senza vaccinazioni, centinaia sospesi da scuola, in 300 solo a Bologna, ma casi in tutta Italia. Ogni città infatti sta facendo i conti con i bambini non vaccinati, non potrebbero andare a scuola, 300 a Bologna, 28 a Rimini, poi Udine, Prato, Cesena, Modena e via. Un elenco lungo che coinvolge tutta l'Italia, intanto arriva e viene rilanciata la lettera dei presidi. Insomma, è una situazione che davvero ha reso critica questa settimana, soprattutto per quanto riguarda la scuola e soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute di tanti bambini. Insomma, cosa fare, cosa non fare? Questo è il dilemma che ancora tanti genitori si trovano ad affrontare. E ancora vediamo il Mattino, nella parte alta, vediamo un dibattito che riguarda il farmaco che blocca la pubertà perché bisogna tutelare la salute del minore. Ed ancora il dialogo in un libro, De Crescenzo Siani, La strana coppia, siamo malati di napolitudine. Ed ancora Paola Turci, Io viva da morire, canto la mia storia dopo l'incidente. La cantautrice che nel lontano 1986, se non ricordo male, ebbe appunto un grave incidente automobilistico che l'ha sfregiata in volto e ha determinato che dovesse ricevere e subire tanti interventi per avere un volto tra virgolette normale, finché a un certo punto ha detto basta, io mi accetto così e vado avanti. Insomma, un bel esempio di vita, anche se sicuramente non semplice. E ancora tante canzoni raccontate che raccontano proprio di questa sua rinascita e del potenziale che in ogni donna ma anche in ogni uomo esiste, ossia quella di combattere, rinascere e diventare più forti di prima. Ed ancora vediamo quali sono gli altri articoli in primo piano su questa testata. L'Europa non ferma i 737, ecco dove volano in Italia. Tragedia in Etiopia, raffica di stop ai nuovi Boeing, il titolo crolla Wall Street, due compagnie da Malpensa e Catania, i casi dei charter americani ma anche tedeschi. E ancora il focus, gli ingegneri del CIRA di Capua, studiamo il software salvavita. Insomma, da un lato un software che ha rovinato
tante famiglie, determinando appunto la morte di 157 persone, e adesso proprio da capo arriva questo software che dovrebbe salvare la vita. Infatti nel centro di ricerca del CiraCapo gli ingegneri italiani studiano il software aeronautico che potrebbe evitare i conflitti informatici, pensate un po', a bordo dei jet. E intanto il personaggio, il manager miracolato, se 2 minuti di ritardo ti allungano la vita. E infatti stiamo parlando di Mavropoulos, che è un imprenditore greco, un ritardo di 2 minuti a quanto pare l'ha proprio salvato. Ed ancora l'intesa commerciale Italia-Cina, nuovo scontro nel governo, disponibilità a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all'estero, ma no alla colonizzazione dell'Italia da parte di potenze straniere, questo assolutamente no. E intanto vediamo tutte le bugie in un commento che viene fatto appunto su questa prima pagina dell'autonomia. Meno di un mese fa, il 15 febbraio, si è arriscata l'approvazione di un provvedimento definito a giusta ragione lo spacca Italia, che avrebbe radicalmente mutato in peggio il volto del nostro paese senza che la stragrande maggioranza dei cittadini ne sapesse nulla. Si era infatti arrivati molto vicino alla firma da parte del Presidente del Consiglio di intese con regioni quali Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sulle autonomie rafforzate, che avrebbero trasferito loro enormi poteri disarticolando lo Stato nazionale ed altrettanto cospicue risorse finanziarie, sottraendole intanto ad altri italiani. Ed ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Ed eccoci qua il caso, perché si deve fare subito chiarezza dopo lo sfogo di Sassuolo. Raiola, giù le mani dal nostro Insigne. Infatti le parole di Insigne a Reggio Emilia hanno avuto un effetto più dirompente del gol segnato al quinto dalla fine. Sono il calciatore più criticato. Più di così non posso fare, dice, cercherò di dare sempre il 100% finché sto qua, ma la domanda è fino a quanto. Ed ancora vediamo quota 100, la fuga dei medici di base dalla Campania, nei prossimi 3 anni, questo è l'allarme che viene lanciato, andranno in pensione 1200 medici di base, sindacati, non c'è ricambio, assistenza a rischio. Ed infine nella parte bassa della pagina vediamo un intrigo internazionale, un terrorista legato ai narcos colombiano ricercato, pensate un po', addirittura in Cilento. Ed ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo su Il Manifesto, partono i bandi, tutti contenti, sempre per la Torino-Lione. E intanto le strategie TAV, intervista a Tartaglia, potremmo riparlarne, ma attenzione, nel 2038. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina il mandato di Algeri, donne, giovani, lavoratori e da ultimi ieri i magistrati. Le proteste di massa in Algeria piegano il presidente Bouteflika, che rinuncia al quinto mandato e accetta di rinviare le elezioni. È la vittoria del movimento 22 febbraio che ora va gestita. Rebus transizione. Ed ancora vediamo anche qui, eccoci qua, bentornata Montani, intelligenza antidoto all'indifferenza. E intanto il disastro aereo in Etiopia, l'Europa non ferma i voli dei Boeing 737. E infine Indro Mondanelli e la sua sposa, nera e bambina, non una di meno. 8 marzo 2019, eccoci qua a Milano Giardini Pubblici, intitolati a Indro Mondanelli. Le femministe di Non Una di Meno versano vernice rosa sulla statua del giornalista, che di conseguenza sembra investita da una gigantesca diarrea di piccioni. Insomma, anche questo sembra davvero segnare un mondo sempre più difficile e sempre più disarticolato. Ma ora spostiamoci sulla parte sportiva, andiamo a vedere il Corriere dello Sport che cosa ci racconta in questa giornata, dove la Juve si gioca il sogno Champions. Bianco Nero, eccoci qua questa sera, Juve Atletico. Allegri chiede la rimonta perfetta, dobbiamo recuperare 2 gol, non possiamo sbagliare niente. Berna è in forte vantaggio su Dybala, il Colo non siamo favoriti. E ancora clamoroso, Zidane torna al Real. Niente Max, Conte o Mourinho, il francese subito al lavoro, contratto fino al 2022. E Roma varre ossigeno, Ranieri parte con un 2-1 firmato a Shaw e Schick annullato, il pari del Empoli, espulso intanto Florenzi. E infine andiamo a vedere ancora una pagina sportiva, ci trasferiamo su Tutto Sport e vediamo proprio un'immagine che dice tutto, ecco qua, vamos! Ore 21, Sky Sport, Juve Atletico, vale il passaggio ai quarti di Champions, super incasso da 5 milioni per spingere i bianconeri alla grande rimonta dopo il 2-0 di Madrid. Douglas Costa, K.O. Allegri verso il 3-5-2 clamoroso, Zidane torna al Real. Intanto vediamo nella parte bassa
Toro, così il gallo è tornato a cantare e ora la nazionale. Intanto Sharawi, Schick e VAR, regali a Ranieri, Roma meno 3 dall'Inter e poi bravo Gasperini, chiedo scusa, Defrel, notte brava. E per quanto riguarda le testate nazionali per questa mattina è tutto, vi lascio ancora a qualche momento di pubblicità, ma non temete, durerà solo pochi istanti, poi ritorniamo qua e continuiamo a vedere le altre notizie che arrivano dal nostro territorio. Took a pill in your bed to show a Fiji I was cool. What a funny guy, sober out 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know I sell your songs, I sell your songs. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause the sooner the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci pronti a raccontare i fatti che arrivano dalla Campania. Si parte da Napoli, dove le donne dicono: chi vi picchia non vi ama, denunciato l'ergastolo per chi ha ucciso Fortuna. Ieri sera infatti c'è stata una manifestazione, una fiaccolata in piazza e adesso andiamo a vederne i dettagli. Potete vedere già intanto una immagine piuttosto eloquente. Chi vi picchia non vi ama, donne denunciate, lo gridano a squarciagola le amiche di Fortuna Bellisario, la 36enne uccisa a Milano. Ieri sera hanno manifestato in circa 200 lungo le fontanelle a Rione Sanità, partendo con una fiaccolata dalla casa di Fortuna, portando al braccio il nastro rosso, simbolo della rete Non Una di Meno, e riempiendo il percorso fino alla Basilica. Rabbia, più rabbia che pietà, giustizia, aiutateci, ergastolo, questi gli slogan più gettonati anche da coloro che sostenevano Rita. In prima fila nel breve corteo con la foto della sorella assassinata. Non ce l'aspettavamo, dice piangendo Rita, non si può assolutamente parlare di amore, ma assolutamente bisogna stare attenti quando c'è violenza, ovviamente tutto può essere fuorché amore. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Napoli, scuole chiuse per allerta meteo, l'abbiamo visto tutti nella nottata, davvero un brutto tempo, pioggia, grandine, sferzate di vento, e oggi le scuole chiuse. Intanto la protezione civile mantiene l'allerta fino alle 20 di oggi, infatti le scuole sono state chiuse soprattutto nel napoletano. La decisione è stata presa dal comune dopo una riunione presieduta all'assessore alla protezione civile Alessandra Clemente. A firmare l'ordinanza il sindaco De Magistris e Palazzo San Giacomo puntualizza che nella decisione assunta dopo aver ascoltato le valutazioni dei tecnici comunali al verde e alla protezione civile ha pesato anche la vicinanza del nuovo allerta con gli episodi di febbraio che hanno tra l'altro causato oltre 500.000 euro di danni alle scuole tra la caduta di molti alberi e lo scollamento di molte
guaine di copertura. Insomma, ovviamente si polemizza tantissimo sulle chiusure delle scuole, ma ovviamente il problema più grande è proprio la manutenzione. Spesse volte la manutenzione carente fa sì che in questi momenti di forte disagio meteo vengano ad essere posti in rilievo proprio tutti quei problemi che altrimenti forse, e dico solo forse, non si verificherebbero. Quindi maggiore attenzione alla manutenzione e probabilmente se si facesse davvero più manutenzione si potrebbero evitare anche le chiusure delle scuole, ma ovviamente questo tutto dipende dalle varie amministrazioni. È ancora nato il Joint Force in Command Naples, celebra i successi delle donne. Infatti il lungo e tuttora sofferto cammino dell'universo femminile verso una totale e reale emancipazione ed equiparazione agli uomini nei ruoli, nelle competenze, nell'economia, a quanto pare continua. Un percorso inarrestabile ma non senza difficoltà ancora oggi nel 2019, e anche per questo che cerimonie come quella voluta fortemente dall'ammiraglio James Fogo, comandante del JFC Naples, Joint Force Command, sintetizzando l'ultramoderna base della NATO al Lago Patrio, ha voluto in concomitanza con la giornata internazionale della donna. E vediamo una foto. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla cronaca del mattino. Palermo, spari dentro un minimarket, muore rapinatore, due feriti. È infatti accaduto nel centro storico di Palermo. Dalle prime frammentate notizie si è appreso che la vittima sarebbe un presunto rapinatore, ma ancora da definire. Insomma, la violenza continua in tutto il meridione, soprattutto per causa di chi ancora non sa cosa fare della propria esistenza. E ancora ci spostiamo su Bagnoli, ancora vediamo quali sono i fatti in primo piano. La regione non ci sta, si rischia nuovo stop, a quanto pare il piano cambia. Vediamo di cosa si tratta. Il piano di rigenerazione urbana, il cosiddetto operario di Bagnoli, cambia. Come anticipato dal mattino, niente alberghi, vista mare, waterfront meno attrezzato, e la regione con il vicepresidente Fulvio Bonavitacolo a questo punto non ci sta, chiede chiarimenti, chiarezza e pareri non equivoci sui cambiamenti e ottiene lo slittamento, che sarà di almeno 10 giorni, della conferenza di servizi decisoria per trasformare appunto il Praru in un vero e proprio atto concreto. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ancora cronaca, armi dall'Austria alla Campania per la criminalità organizzata, scoperto traffico internazionale, identificati numerosi acquirenti tra i quali ci sono appartenenti alla criminalità organizzata campana. E vediamo infatti che i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nel corso di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso a carico di numerosi soggetti coinvolti a vario titolo in una massiccia e continuativa introduzione in Italia dall'Austria di armi da fuoco di vario calibro, tra cui anche armi da guerra come Kalashnikov, Scorpion, destinate a rifornire diversi clan camorristici del territorio campano. Identificati numerosi acquirenti, tra i quali ci sono appartenenti alla criminalità organizzata proprio campana. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ancora fatti di cronaca, parcheggio selvaggio blocca un'ambulanza in codice rosso, arriva la denuncia dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. E infatti vediamo la foto. Un'ambulanza del 118 proveniente dalla postazione Crispi è rimasta infatti bloccata durante un intervento in via dei Fiorentini a causa delle auto parcheggiate in maniera selvaggia. E con un paziente in codice rosso a bordo, il mezzo è rimasto bloccato con perdita di tempo prezioso per le cure. L'episodio è rappresentativo dell'inciviltà di alcuni automobilisti che non si fanno scrupolo a posizionare le auto in corrispondenza di curve, impedendo la manovra ai mezzi che sopraggiungono. Insomma, sembra davvero che sia sempre più improbabile avere una gestione normale del traffico. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani online. Il vento forte è tornato, vediamo che cosa è accaduto nella provincia di Caserta, cadono alberi e cartelloni pubblicitari, vediamo la foto. Vigili del fuoco in azione, scusatemi, sin dalla serata di ieri in tutta la provincia di Caserta.
ed in particolare nella zona matesina, per fare fronte all'ondata di maltempo che ha investito Terra di Lavoro. Oltre ad una violenta grandinata, a creare i danni maggiori è stato il vento. I caschi rossi sono dovuti intervenire per liberare alcune strade dal crollo di alberi e cartelloni nell'area del Matese, in particolare tra Piedimonte Matese e Rocca Monfina. Continuiamo a vedere le immagini, una fase che, come spiegano dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, non è ancora critica. L'intervento dei caschi rossi ha interessato anche la statale Teresina, dove sono caduti alberi sulla carreggiata, ostruendola. Il tratto interessato è stato chiuso dalla circolazione per consentire ai Vigili del Fuoco di Piedimonte Matese di sgombrare l'area e la rimozione degli alberi caduti ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco tutta la notte e il blocco della circolazione si è avuto per ben 2 ore. A rimozione avvenuta sul tratto interessato è stato ripristinato il transito dei veicoli. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. L'imprenditore, amico del capoclan, pensate un po', resta in carcere, respinto infatti il ricorso in Cassazione. Nicola Fontana resta infatti in carcere, l'imprenditore edile di Casa Presenna, finito in manette nello scorso mese di ottobre, si è visto respingere anche dalla Cassazione il ricorso per ottenere la libertà. Il 44enne è finito invischiato in una inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA, secondo la quale era da considerare un imprenditore di fiducia del clan dei Casalesi, in particolare del boss Michele Zagaria, da cui avrebbe ottenuto una sorta di benedizione per potersi aggiudicare svariati appalti pubblici come lavori per i cimiteri di Casa Pesenna e di Trentola Ducenta. Ancora continuiamo a sfogliare queste pagine del quotidiano Caserta News. Il figlio del boss dei Casalesi coinvolto nella rissa con il legato. Quell'aggressione poteva creare infatti un vero e proprio incidente diplomatico tra le spedizioni punitive messe in atto da Antonio Raffaele Rigato per il monopolio dello spaccio di droga tra Pignataro Maggiore e Capua. Ce n'è anche una che vide tra i coinvolti Paolo Del Vecchio, figlio di Carlo Del Vecchio e capozona del clan dei Casalesi, proprio sul terreno capuano. Insomma, ha corso un rischio notevole e soprattutto un notevole presagio brutto per l'intera comunità. E ancora vediamo paura in fase di atterraggio sull'aereo anche l'europarlamentare casertano Caputo, per la prima volta dice ha avuto paura, il velivolo costretto a risalire, ancora tanta paura proprio per un aereo. Infatti sono stati minuti davvero concitati quelli che si sono vissuti nella mattinata di ieri all'aeroporto di Francoforte, dove un aereo proveniente da Roma in fase di atterraggio è stato costretto a risalire a causa delle turbulenze causate dal maltempo. Sull'aereo c'era anche l'europarlamentare casertano Nicola Caputo, che ha raccontato di aver avuto veramente paura. Ero sul volo e quando eravamo prossimi alla fase di atterraggio all'aeroporto di Francoforte, quando eravamo a poche decine di metri dal suolo, l'aeromobile ha ripreso velocemente quota. È successo che per effetto delle turbulenze l'aeromobile era andato lungo sulla pista, per cui il pilota è stato costretto a risalire per poi riatterrare dopo altri 40 minuti di volo in condizioni non ottimali. Ho avuto veramente paura e per la prima volta ho pensato alle possibili conseguenze di un incidente e per la prima volta ho pensato alla mia famiglia, ai miei figli, alle persone care, agli amici, ed ho avvertito una sensazione di impotenza unica, la stessa impotenza che probabilmente coinvolge chiunque si trovi a vivere situazioni precarie e soprattutto che mettono a rischio la propria esistenza. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi io mi fermo qui, ringrazio voi tutti di essere stati con noi, ringrazio Tecnocampus che come sempre ha offerto questa possibilità di darvi l'informazione in tempo reale e soprattutto vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata con i programmi di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.